Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo appunto di viaggio in cui andremo a scoprire quali sono le cose gratis da fare a Firenze. Come sapete, Firenze è molto bella, una città molto turistica e per questo è anche molto cara. Ma appunto ho raggruppato in questo video alcune idee per visitare e godere appieno delle bellezze della città senza però aprire il portafogli. La prima opportunità riguarda i tour a piedi che appunto partono da Santa Maria Novella e vi permettono appunto di scoprire le cose principali della città, ma magari anche qualche angolino più nascosto, con una guida esperta e in maniera assolutamente gratuita, a meno che non vogliate lasciare una piccola mancia a chi vi sta accompagnando. Vi consiglio in ogni caso di informarvi per sapere bene appunto gli orari e se ci sono nel caso delle prenotazioni da fare, perché io non mi sono partecipato a questi tour. Seconda opportunità riguarda i musei, perché ogni prima domenica del mese c'è la possibilità di entrare in maniera gratuita appunto ai musei fiorentini. Tra questi appunto anche quelli più gettonati come gli Uffizi, Palazzo Pitti e anche la Galleria dell'Accademia. Anche in questo caso vi dico di informarvi in modo tale da sapere se magari c'è qualche occasione particolare che appunto offre la possibilità di entrare gratuitamente a questi musei, anche al di fuori di quella che è la prima domenica del mese. Andando più nello specifico nelle attrazioni, vi segnalo il Duomo, appunto è il simbolo della città, diciamo il must da vedere e molti pensano che si debba pagare il biglietto. In realtà per quanto riguarda il Duomo l'ingresso è gratuito, si paga tutto il resto, diciamo così, quindi l'ingresso a Santa Reparata, se volete salire sulla cupola, campanile di Giotto, entrare nel battistero oppure visitare il museo che c'è lì vicino. Ma l'ingresso al Duomo è assolutamente gratuito. Una volta dentro potrete anche godervi di una completa e magnifica visuale della cupola del Brunelleschi che assolutamente merita. Poco più in là c'è Piazza della Signoria, che è sede di numerosi monumenti e statue. In particolare sotto la loggia dei Lanzi ci sono molte statue che trasformano la piazza, che già è famosa di suo, in una sorta di museo gratuito a cielo aperto. Verso il tramonto potete concedervi una gratuita passeggiata sul Lungarno, da dove potrete ammirare qualche bel pezzo di storia fiorentina. Uno su tutti è Ponte Vecchio, che potrete attraversare in tranquillità, magari dando un'occhiata alle vetrine delle botteghe orafe e appunto immergendovi nella magica atmosfera che c'è appunto in questa ora della sera. A Firenze ci sono molti mercatini, i due che vi segnalo io sono il Mercato Centrale e il Mercato Nuovo, in cui appunto potrete passeggiare e immergervi nella quotidianità proprio della città. In realtà potete semplicemente passeggiare senza essere obbligati a fare shopping, e appunto potrete ammirare le varie bancarelle, potrete trovare veramente di tutto: vestiti, souvenir, articoli di pelletteria, ma anche del buon cibo da gustare. Se volete ammirare Firenze dall'alto in maniera gratuita, il posto migliore in assoluto è Piazzale Michelangelo. E mentre salite appunto fino al piazzale, il consiglio che vi do io, soprattutto se siete durante la primavera, è quello di fare tappa anche al Giardino delle Rose. Se poi non siete così stanchi, il consiglio è quello di salire fino a San Miniato al Monte, che è vicino a Piazzale Michelangelo. La basilica merita una visita anche all'interno, perché per l'appunto anche in questo caso si tratta di un'attrazione gratuita. E se non siete troppo paurosi, potete anche visitare il cimitero che c'è lì intorno. Bene ragazzi, spero che il video l'abbiate trovato interessante, soprattutto se state pianificando di andare a visitare Firenze. Nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi video. Se siete già stati a Firenze e avete qualche consiglio relativamente alle cose gratuite da fare in città, lasciate un commento qui sotto. E sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate i link a tutti i miei social in modo tale da seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Io vi saluto e vi dico, have a nice life!